caos. C'è Roma, c'è bella gente, bellissime bella, donne, sì. Eccetera, begli uomini. Lo so. Allora, ciao Gabriele. Ciao. Allora, che tanta momenti, roba, che momenti. Lo so, tanta roba, dice Luca Argentero, che è in ottima compagnia. Allora, io sono in questo momento, Nicoletta. Ti vedo, bella, Nico. Ti vedo. Quando, scusa, ma quando mi ricapita mai essere più in mezzo a Luca Argentero e a Raul Bova? Mamma scusate, mia, mamma mia. Luca, non fare le tre subito con alzata. Guarda, ci siamo incrociati con i fili. Noi abbracciamoci Alessio. Bravo, dall'altra parte invece due donne, un uomo. Io non sento. Ecco, Carolina Crescentini, Miriam Leone e Alessio Maria Federici, che è il regista di questo film che sarà nelle sale il 2 ottobre. Fratelli unici con Raul Bova, sì, vai, Carolina Crescentini, sì, e Miriam Leone. Luca Argentero non c'è. Argentero non c'è, io ho fatto i costumi, è del film. Va in depressione per una vita in un attimo, vero? Lo citate subito per prima, se non lo citiamo lui si uccide. Vi sto cancellando dalla mia rubrica sul telefonino e anche dalla tua memoria. Mi sto, e soprattutto tutto dalla vostra memoria. Va bene, questo è il clima, Nicoletta e Gabriele, insomma avete capito un po' come stiamo qui a Roma. Ecco, e Alessio, allora io ho saputo una cosa, mi racconti il primo momento, cioè quella sera che tu li hai invitati a casa tua e gli hai detto facciamo una lettura su parte, che cosa è successo tra loro due? È successo che incontrandosi per la prima volta, sì, invece che leggere il film, abbiamo parlato delle loro e delle nostre situazioni personali del momento. Bene. E a mezzanotte e 40 ci siamo salutati con un Luca Argentero che abbracciava Raul dicendogli sono contento di averti conosciuto perché c'è qualcuno che sta peggio di me. E io sono caduto ancora di più in depressione, capito? Tratto da una storia vera. Nicoletta Gabriele. Allora, mi devo sbacchettare tutti e sei. Sì. Allora, tu Carolina sei la sua ex moglie, Ex moglie che mi sta per risposare, ex moglie di Raul Bova, sì, di Raul Bova, mi sta per risposare con un uomo che non amo, mm-hmm, ma quando lui ha questo incidente provano a fidarlo a me e quindi e tu c'è, cioè, ciao un e quindi va al fratello, ha vinto. Ma quello che succede è che lui vedendomi per strada c'è questa cosa molto romantica che mi risceglie. Wow. Che bella cosa. Che bella cosa. E Miriam invece è la vicina di casa, adesso che si avvicina anche al microfono anche adesso. Dici di te. Vi dico di Sofia, di me no. Bene. Sofia è la vicina di casa di Francesco. Che è Luca. Che è Luca. Vogliamo fare vedere anche agli amici che ci vedono da casa in radiovisione, come sì, ci salutiamo quando ci vediamo? Alla versione, buongiorno, di Raul. Sì, vai. La vediamo, noi proviamo, buongiorno, a descrivere. Ecco, vabbè, non lo descriviamo. Buongiorno anche a voi. Buongiorno. Comunque, lasciamo immaginare. È il nostro saluto canonico, quindi diciamo che non siamo proprio in buoni rapporti, come rapporti di buon vicinato. Ecco, però poi un giorno finalmente arriva Pietro, che con la sua purezza, la sua innocenza, la sua voglia di amare, corrompe questo playboy incallito interpretato da Argentero. Che rimane impassibile. E quindi attraverso questa rieducazione sentimentale poi l'amore pervaderà questo pianerottolo, forse. Ho avuto un brivido, guarda. Wow. Mi ha quasi convinto la Leone. Sì, l'ha convinto. Ma in realtà poi è un film sul perdono, sul perdono, perché ecco, e poi Crescentini non la è brava, ma non la conosco. Quindi... E conosciamoci, Maurizio! Sì, diamoci un appuntamento. Mentre c'è anche Miriam Leone lì. Sì, ciao Maurizio. Che io ricordo appena nominata Miss Italia, poi ho conosciuto Maurizio Costanzo Show. Ho conosciuto tua madre, se non sbaglio, vero? Sì, è venuta anche mia madre. Sei riuscito a portare mia madre sulla televisione nazionale, timidissima. Esatto. Sì. Poi tu hai avuto fatto delle incursioni in varietà, diciamo. E poi, sì, poi invece recitare. E poi sono qua. E poi sono arrivata qua. Sì. Contenta. Stavo facendo. Sì, molto. Dalla provincia di Catania con furore. Beh, vabbè, ma dalla provincia di Catania si è arrivata come Miss Italia, Beh, sì, ragazzi. Sì. Quando Miss Italia aveva un po' più valore di oggi. Oggi purtroppo se ne parla poco, quindi. Salutiamo Simona Ventura, Maurizio. Salutiamo Simona Ventura, non è che tu ha detto che non era bravissima. Simona Ventura ha fatto quello che poteva fare, ragazzi.
i concorsi, io ho fatto il presidente di giuria 2 anni a Miss Italia, i concorsi via via, sai, si vanno un po' esaurendo, vanno un po' cambiando, vanno, che può fare, io non mi ricordo chi ha vinto l'altro anno o quest'anno Miss Italia, di che è vero che può essere una forma di rincoglionimento, ma è anche vero che se ne è parlato poco, insomma, no? Tra l'altro Maurizio, tu hai innovato molto il concorso perché hai abolito le misure. Ho abolito le misure quando fu un anno che c'ero io a presidente della giuria, si ottenni di abolire le misure perché mi pareva una cosa da mercato e volgare proprio, no? È una cosa infatti bellissima, no, proprio non era, era proprio brutta, e per fortuna mi hanno dato retta, non l'hanno mai più rimesse le misure, esatto, che grazie mi sembra a te. Mi sembra molto simpatico. Non capisco chi è fra le due ragazze lì. Quella rossa. Il regista del film. Il regista del film, Maurizio. Alessio Maria Federici. Alessio Maria Federici. Sì, molto lieto, ma vedevo uno che non conoscevo. E dice c'è un invitato. E che sicuramente non era bello né come Argentere né come Bova, quindi. No, beh, ragazzi, ma Argentere e Bova non ci puoi uscire per strada. Che vuol dire? Sì. Pesca strascico, Maurizio. Vanno via come il pane. Hai sentito che ha detto Nicoletta? Ha detto no? Io shakerate dalla verba di questi due. Ma perché pensate a questa cosa del birillo? Io ne ho veramente... no, ma pure a me quando l'ho vista. Ci stavamo estraneando mamma, dall'argomento. Un po' perplessa, va, va bene. Stavamo ascoltando il sottofondo musicale. Scusate, sul set erano così loro? Molto peggio. Molto peggio. Poi considera che sul set parliamo di 8 ore, 10 ore, cioè non così come. Se come questa adesso. Bocca potesse parlare. Perché lui non parla mai. No, non cioè Nicoletta ha detto fate parlare le ragazze, timido. No? Esatto. Guardalo. È un ragazzo timido, ma non era così. Timidissimo. Ma non era così come prima. No. Sei sempre si stato reprimeva. Così. Insomma, secondo me sì, secondo me è un po'. È sbocciato. Forse è Bova. Me, esatto. Quando ha conosciuto me si è illuminato. Secondo me è Bova che, cioè, che ti fa questo effetto, Argentè. È il traino di Bova. Allora, no, invece Miriam e Carolina. Carolina, voi due in, appunto sul set, in mezzo a questa banda di matti scatenati. Noi ci siamo scoperte sul set, abbiamo addirittura scoperto di essere vicine di casa, quindi non lo sapevamo. Se non avessimo una vita surreale, sempre a giro, forse ci frequenteremo anche insieme più tempo, passeremo. Poi vicine di casa non è che passate proprio inosservate, ecco. Eppure riusciamo, però qualche volta ci siamo incontrate, ma irriconoscibili, sì, vabbè, le mattine con i cappucci. Quando il punk trionfa. Esatto. Quando il punk trionfa. Esatto. Se, invece noi tra poco dobbiamo salutare Alessio perché sta per lasciarci. Mi dici invece a te com'è venuto? Sta per lasciarci Alessio. Amen, amen Alessio. Peccato. Amen Alessio. Di... Peccato. Peccato perché ci erano piaciuti i tuoi film. Guarda, però se usciamo postumi secondo me incassiamo di più. Forse sì, facciamo fare lo spot. Questa era bella. Alessio il più simpatico. Sì, dal compianto regista. Se usciamo postumi facciamo di più, certo. Però ti tocca a te, però Federici non è detto, non è detto, è nel senso che anche il venire a mancare di uno dei protagonisti potrebbe essere vero, passare. è vero, bravo, grandissima campagna di marketing, grandissima. Allora, se siete d'accordo c'è molto così, insomma, sì. Di affetto, vabbè, Argentero basta. Chi bacia delle due? Tutte. No. No, io bacio la Leone, ma proprio la rivolto come un calzino. Ma non è che vero, la bacio, no. Ma guarda quante arie. Ma guarda. Come no? Vabbè, ma perché ma è il personaggio che me lo impone, mica io. Si è sacrificato io per il personaggio. Purtroppo mi piego alle volontà degli sceneggiatori. No, ci dite una cosa, cioè. Argentero, quando hai baciato Miriam Leone con la lingua? Bacio cinematografico, ma senza. No. La lingua non è professionale. La lingua no. Ah no? No. Se scappa non è professionale. A meno che il regista non la richieda specificatamente. Esatto. Questa è la clausola del contratto numero 3.4. Esatto, senza lingua. Senza lingua. Cioè che... ognuno nella sua bocca. Cioè non nella bocca dell'altro. E laddove il regista dovesse richiederlo, l'attore può
L'attore può obiettare? Fare tutto quello può obiettare, che dice il regista. No, io la lingua qui non ce la metto, no. E poi altrettanto poco professionale, insomma. Però uno, può discutere. Può discutere. Beh, io ricordo una scena della Crescentini con Silvio Muccino, che era molto spinta, o sbaglio. E lì erano 7 metri di lingua. Se era proprio scritto in sceneggiatura. La ricordo ancora. Senti, che fai? Non segui le indicazioni. Lo sapevi? Sono una professionista. Senti, posso dire una cosa? Adoro i capelli rossi di Miriam Leone, sono bellissimi. Adoro l'accenno di occhiaie di Carolina Crescentini. Le trovo anche un po' di più di accenno. No, no, ma Carolina, grazie, ti prego, non toglierle mai, perché sono di un sexy da paura. Ma ce le ha da meno male. Bellissime, bellissime veramente. Bene, sono contenta, ti ringrazio. Beh, Bova conferma, visto che ti ha riscelto nonostante, no? Vero, la conferma, conferma, certo, conferma, conferma, scelta la seconda. Allora, volta. Vi dispiace annunciare, se non chiediamo troppo, la pubblicità sulla Radio Nazionale? No. Eh? Beh, sì, allora c'è della grande pubblicità sulla Radio Nazionale, signori, tornate. Torniamo tra poco. Allora devo... No, no, guarda, 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 no, tu professional, prendi, vai. 7 secondi. Ci vediamo fra pochissimo, restate con noi. Sì, molto poco. Vi aspettiamo. Siamo orribili. Bene, bene, bene. Potete parlare, fratelli unici lì. Sì, sì, li vedo che sono... Prego, Leone. Va bene, giochiamo a 7:30, Lorella. Giochiamo a 7:30. Dai, ok. Allora, Lorella, che fai nella vita? Sono impiegata all'università. Ah, professoressa. Argenteo non l'ho mai fatto. L'ha fatto per Max, dai. Per Max l'ha fatto il calendario. Sì, anch'io lo annoverò. Lo ricordo tra gli scogli. Cioè, in questo studio il calendario l'hanno fatto gli uomini e non le donne. Brava, brava, brava. Brave, 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 forse brave, perché ce lo potevamo permettere. Ma va, no, no, non rispondiamo, non rispondiamo nemmeno. Ma chi era quello di 4 anni? Scusa, non era Bova? Sì, allora, si sono invertiti i ruoli. Allora, 7:30. Che musica di tensione. Ok, come si gioca? Il mazzo è pronto. No, Raul Bova è come appena sveglio la mattina. Cioè, non ti ho mai visto appena sveglio la mattina. Come lo sai, Federica? Ma tu come lo sai? Come lo sai? Però è assolutamente fresco e profumato. Ok, vai di Argentero. Argentino un po' meno. Qua. Cioè, ecco, oggi proprio rovinato. Come al solito dipende dalla quantità di testosterone che si porta in giro. Cioè, un po' ascellina pezzata. Un po' ascellina pezzata. Ascellina pezzata. Partita della scella, no, 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 no. Maschio. Va dai, bene, maschio. Recupero. Uomo. Allora, uomo. Vi ringraziamo per. Certo, siete stati molto carini e molto simpatici. È la prima volta. È la prima volta. Insomma, è un po' di tempo che noi avevamo tutto il cast completo. Quindi vi ringraziamo veramente moltissimo. Rinnoviamo l'appuntamento. Grazie a voi. Venite a trovarci ancora. Tra l'altro, Luca Argentero verrà qui giovedì prossimo. Grazie mille a Matilde e Luca Bernabei che hanno prodotto questo film. La regia è di Alessio Maria Federici. Il film si chiama Fratelli Unici. Esce il 2 con Raul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone. Bravi, grazie. Ciao. Grazie mille. Grazie mille a Federica Gentile. Grazie Federica. Ciao. Ma di cosa? Grazie a voi. Ciao. Grazie, in bocca al lupo. Ci vediamo al cinema. Grazie. Siete stati simpatici come solo i numeri uno e quelli bravi sanno fare. Ok. Ciao. Vero. Ciao. Ciao. Raul. Sì, annego. Raul, annego. Dimmi, dimmi. Ma questi braccioli li vogliamo tutti. Sì.